Bene, il riso è stato asciutto per 15 giorni per radicamento e il 5 di giugno ho rimesso l'acqua. Adesso siamo al 25 di giugno, quindi sono passati una quindicina di giorni e il riso adesso è iniziato. È iniziata la fase di accestimento. Questa è la pianta madre che è nata dalla cariosside e questi sono gli steli che sta producendo, i cosiddetti figli, che a loro volta formeranno delle pannocchie come la pianta madre. Il Rosa Marchetti è una varietà che gestisce molto, quindi si potranno avere anche 8-10 figli. Vediamo che l'erba trinciata si sta decomponendo e trasformando in concime, in sostanza organica. Una particolarità che ho notato in questi anni di coltivazione con la pacciamatura è che un insetto molto nocivo al riso, il curcuglionide, un punteruolo acquatico del riso, non trova un ambiente ideale, non si adatta a questo ambiente e quindi non provoca danni al riso. È un coleottero che non è autoctono, arriva dal Nord America e con il rostro praticamente incide le nervature del riso, nutrendosi della linfa, e vi depone le uova che a loro volta si trasformano in larve, migrano nelle radici e ne può provocare anche la morte.